Dal Vangelo secondo Luca. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E rivolto ai discepoli, in disparte, disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Fratelli, un passo in più in questo avvento. E oggi, Makarios, e oggi beati voi. Ecco, la beatitudine che stiamo già vivendo, fratelli, perché i nostri occhi stanno vedendo qualcosa che molti avrebbero voluto vedere e non hanno potuto vedere, re, profeti. Che cosa? Il volto benedetto del nostro Signore Gesù Cristo. Il suo sguardo. Vedere i suoi occhi. Vedere il suo sguardo deposto sulla nostra vita. Pensavo riflettevo sulla prima lettura. Su questa profezia di Isaia famosissima, un germoglio spunta dal tronco di Jesse, e un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. È Gesù Cristo, certamente è il re, la profezia sul re e ovviamente sul re messianico. Ma le caratteristiche di questo re mi hanno profondamente colpito questo oggi. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, saranno i sette doni dello Spirito Santo. Si compiacerà del timore del Signore. E adesso ascoltate, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire. Bene, questa parola è arrivata al profondo del mio cuore. Quante volte io ho giudicato secondo le apparenze, quante volte ho preso decisioni per sentito dire. Ma tantissime le apparenze, quello appare, sai, quella sensazione che hai, come si dice, la prima sensazione, quella poi ti si appiccica addosso. Tu vedi quello lì, no? Che magari non ha un aspetto gradevole, non ha un carattere interessante, anzi, è una persona pesante, una persona che difficile, no? Da accettare, da accogliere nella tua intimità. Una persona che non è affine. Mamma mia, è terribile, eh? L'apparenza. Spiaccicare il proprio giudizio sull'apparenza. Come un insetto si spiaccica sul vetro, parabrezza di una macchina. La nostra. E giudichi, eh? E niente, gli hai messo quell'etichetta e non se ne va più via. Gliel'hai appiccicata, gliel'hai affibbiata e non c'è niente da fare. Rimane, quella persona rimane con quel giudizio che hai dato, che ho dato in virtù della sua apparenza, in virtù di quello che appariva. Certamente in un'altra parte il Vangelo dice: Dai frutti li riconoscerete. Certamente. Ma che cosa? Che cosa, fratelli? Che è un albero cattivo, che è un albero schiavo. Allora, al di là delle sensazioni, delle affinità, c'è qualcosa di più profondo, il giudizio, che tante volte io ho visto sorgere nel mio cuore perché l'altro si presenta a me in una certa forma. Ma io ho mai guardato oltre? No! E ho preso decisioni nei confronti delle persone, ho preso decisioni nei confronti della mia vita, per sentito dire. Per un gossip, questa società che è piena di gossip, ma ce l'abbiamo dentro. Io mi rendo conto quante volte ho prestato orecchio
e attenzione e credito, dato credito al gossip, al sentito dire, al pettegolezzo, a qualcosa che chissà neanche se era vero, anzi non era vero, forse c'era una parziale verità, forse un 5%, un 60%, forse un 99,9%, ma c'è sempre quello 0,1% capace di sconvolgere tutto, capace di illuminare tutto, all'incontrario. È interessante perché in giapponese la costruzione di una frase è sempre con il verbo alla fine, e se è negativo, e se il verbo è al negativo, è proprio la negazione, è proprio l'ultima parola di una frase, per cui non puoi dire nulla prima di aver ascoltato tutta la frase. Quello è un esercizio difficile per chi come noi, noi italiani, subito andiamo in una polemica, in un quella polemica tum 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 tum, quella che appare in televisione ma anche nelle nostre relazioni, no? Per cui non lasci mai finire l'altro finire di parlare, ma qua è impossibile, non puoi farlo perché magari sta dicendo esattamente il contrario di ciò che tu pensi e immagini stia dicendo. Ecco, la verità sta sempre alla fine. La verità di una persona è sempre dietro una coltre spessa di attitudini, di atteggiamenti, figli di una storia, figli di esperienze. Non si tratta di giustificare o di non giustificare, non si tratta di buonismo, si tratta di qualcos'altro. E quanti macelli io ho combinato nella mia vita, quante relazioni buttate al vento, come te immagino, con tua moglie, con tuo marito. Quante volte tu hai giudicato secondo l'apparenza? Quante volte giudichi tuo figlio secondo l'apparenza? Cioè secondo quello che appare a te? Secondo quello che ti dice la carne, stupenda, meravigliosa, una carne di madre che sa riconoscere tante cose della figlia o del figlio perché l'ha portato come nessun altro. Ma ti manca qualcosa? Ci manca qualcosa, fratelli? Ma beati voi che avete visto e state vedendo che cosa? State incrociando lo sguardo di Cristo. E oggi pensavo e mi emozionava e veramente mi commuoveva, fratelli, come Cristo va oltre l'apparenza. Cristo va oltre il male che io non vorrei fare. Cioè lui sa che io non voglio fare quel male, ma sono obbligato a farlo, perché il peccato abita dentro di me. E lui guarda oltre quel peccato, guarda il desiderio di fare il bene. Va lì, va come scava, il suo sguardo ha un potere di trivellare la carne, di trivellare le apparenze. Lui non presta ascolto a quello che si dice. L'ha detto la televisione, l'ha detto la parrucchiera, l'ha detto quel vicino, l'ho sentito da quel fratello, bel fratello, capite? L'ho sentito e subito mi rimbalza dentro, mi rimane quella calunnia, quella verità parziale e vigliacca che distrugge un'altra persona nel mio cuore. Sapete che questo è il peccato più grande che c'è. Se in punto di morte io ho adulterato, ho rubato, vabbè, il Signore mi perdona. Ma non mi perdona una calunnia se io prima non rimetto, ridò onore, riconsegno l'onore alla persona che ho calunniato. Ma guarda, è impressionante. Allora, Cristo, fratello mio, Cristo, guarda oltre le apparenze. Cioè, beati voi che vedete Cristo dal profondo di voi stessi. Dal profondo. Ma che vuol dire? Dal profondo, fratello mio, dal profondo. Da lì dove tu vorresti essere veramente guardato. Dove nessuno ti guarda, dove nessuno ha la capacità di arrivare. Là, nei bassi fondi della tua anima, nei bassi fondi dopo le tue concupiscenze, dopo i tuoi desideri carnali, dopo i tuoi giudizi, dopo i tuoi rancori, dopo le tue invidie, dopo tutta la zozzeria che c'è, dietro tutto quello c'è un seme di vita eterna, c'è la firma del Padre. Per questo l'originale greco della parola di oggi dice: ti benedico Padre, no? Ti rendo lode, che anche, certamente. Ma si può leggere, si può tradurre questo termine con ti riconosco Padre. Cioè ti riconosco in Antonello, ti riconosco in questa persona, ti riconosco in questo piccolo, ti riconosco Padre, e mi rivelo, cioè mi faccio vedere perché tu mi presenti, perché tu ti riveli.
riveli il tuo amore, la tua misericordia, attraverso questo sguardo penetrante, attraverso questo sguardo che supera i pregiudizi, gli incasellamenti, le categorie umane, i criteri umani, no, quelle caselle, quegli incasellamenti, bene, ti riconosco, Padre, riconosco il tuo volto, in quel piccolo che è nascosto dietro al sapiente, al dotto, che pensa di sapere tutto, che pensa di aver capito tutto, quello che siamo tutti noi, questi sapienti, questi dotti, che pensano di avere la sapienza, che pensano di sapere come agire. È la stessa cosa, la sapienza, il sapiente è quello che sa le cose, e il dotto è quello che sa come agire. Allora, questo che agisce, per sentito dire, che si illude di essere sapiente, che è Antonello, che è un prete, che è una madre, che è un padre, che è un marito, una moglie, quello che sei tu, dietro a quello c'è un piccolo, un debole, un poveraccio. A quello Cristo rivela se stesso. Il Padre gli piace rivelare a quel piccolo che si nasconde, si cela dietro a ogni orgoglioso. Per questo la storia distrugge, perché prima arriva lo sguardo di misericordia, che non giudica, che non ti disprezza, che ti ama, che ti perdona, che ha pazienza con te, che ti accoglie, che ti abbraccia. Prima arriva questo sguardo, e poi arriva tutto l'amore attraverso ciò che distrugge l'orgoglio, ciò che distrugge la falsa sapienza, ciò che rivela quanto sia effimera e stolta la sapienza umana e carnale, quella che tutti il sentito dire, il gossip, il pettegolezzo, l'apparenza di luce o di tenebra, che sia sempre apparenza. È Cristo, guarda il tuo cuore, come ha guardato Davide, l'ultimo. Cristo guarda il più piccolo dei piccoli che c'è in te. Allora l'avvento, questo tempo, è scendere con Cristo attraverso il suo sguardo, cioè, come dire, l'avvento è aprire i nostri occhi, dice destatevi dal sonno, no? Aprire i nostri occhi con la preghiera, con il cammino nella chiesa, con le liturgie, con i sacramenti, aprire i nostri occhi con la preghiera incessante, con l'attaccamento alla scrittura, aprire gli occhi per intercettare questo sguardo di Cristo che si posa nel profondo, quindi cadere nella verità, lasciarsi cadere nella verità, entrare nella verità, scendere nella verità, scendere nella piccolezza che siamo e trovare lì l'esultanza, la gioia, lo sguardo di Cristo che riconosce il Padre dentro di te. E questa è la gioia più grande che c'è il Padre, nello Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo sta lì, e questo cortocircuito d'amore che eccita, sovraeccita il Gesù Cristo, perché vede il Padre dentro di te, vede se stesso, la somiglianza e l'immagine con il suo Padre. Nulla, fratelli, sulla terra ci sazierà, perché noi abbiamo bisogno di un padre, di una madre, diceva Silvano Fausti, fantastico esegeta, gesuita, morto da poco, che praticamente noi siamo bisognosi, e il nostro bisogno qui non si può esaurire, perché noi veniamo da Dio, cioè la nostra specie, tutti gli animali secondo la loro specie, ma l'uomo secondo la specie di Dio, cioè a immagine e somiglianza di Dio. Per cui il Padre che noi abbiamo, di cui noi abbiamo bisogno, e qui si tratta di queste cose che sono state nascoste alla sapienza, è rivelata alla piccolezza, cioè al bambino che è in noi, cioè a quell'infante, la traduzione di questo piccolo, l'infante, che chi non può parlare, chi non ha parola, chi ancora non sa definire le cose, perché è definito da suo padre, perché vive in virtù di ciò che suo padre lo fa essere, ciò che suo padre, dove lo fa fare, lo fa mangiare, lo conduce, gli dà la dignità, gli dà il nome, gli dà tutto. Ecco, allora per questo noi abbiamo bisogno che Dio riveli suo figlio, e che il figlio riveli suo padre nello Spirito Santo. È lì che si cortocircuita, è lì che c'è l'esultanza, è lì che c'è il cortocircuito tra noi e Dio, è lì che siamo saziati, è lì che comincia il nostro, o ricomincia se vogliamo, il nostro paradiso, nel perdono dei peccati, che ci rivela l'amore del Padre, lo sguardo di Cristo, che dentro di noi ridà dignità, ridà ordine alla nostra vita, al nostro essere, nell'abbandono totale di un bambino in braccio a suo padre, in braccio a sua madre,
che è Dio, Dio dal quale veniamo. Questo si sperimenta e si apprende nella Chiesa, in questo avvento, camminando con lei. Buon avvento allora, che ci condurrà ad avere questo stesso sguardo di Gesù Cristo su chi è accanto a noi, questo sguardo che va oltre le apparenze, anche se come poveri uomini non capiremo, non riusciremo ad avere un'idea neanche forse di quello che si agita nel cuore dell'altro, potremmo fermarci nel giudizio e lasciare che Cristo ci accompagni oltre le apparenze, che ci impedisca di prendere decisioni per sentito dire, cioè che ci faccia Cristo respingere le chiacchiere, i gossip, e ci faccia entrare in comunione vera con il fratello, dove Cristo stesso è entrato, dove Cristo stesso è sceso. Scendere con Lui al di là delle apparenze, al di là dei pregiudizi, delle etichette, per accogliere, amare e donarci all'altro così com'è. E coraggio anche ai genitori, che vi rendete conto di aver procurato ferite ai vostri figli. Lo dicevo prima, coraggio, perché le ferite che inevitabilmente un genitore provoca nei figli, mostrano, come dire, incidono nella carne come una circoncisione, una verità, una realtà. Tu non puoi bastare a tuo figlio, stai tranquillo. Tu non puoi bastare, perché la misura della paternità e della maternità che porta dentro tuo figlio, tua figlia, è Dio. È Dio. Ti assomiglia nella carne ed è necessario che ti assomigli, è necessario che tu gli insegni molte cose, ma che gli trasmetta soprattutto la fede, cioè che lo accompagni al vero padre, alla vera madre, che è la Chiesa, che è anche immagine di Dio. È lì. Allora per questo si capisce oggi il Vangelo, che per tutti i padri, per tutte le madri, per tutti i preti, state tranquilli, stiamo tranquilli, perché la vera gioia, il vero compimento di tuo figlio, delle persone che sono accanto, il mio compimento, il tuo compimento, è che quando Dio rivela il suo figlio, e quando il figlio, che per questo ha preso carne e sangue uguale alla nostra, per rivelarci il Padre, ci rivela il Padre, ci rivela la nostra immagine, la nostra somiglianza, e questo è lo sguardo che ci fa gioiosi, e questa è la gioia immensa di Cristo, l'esultazione come un gol allo stadio, come un gol in una finale di Coppa dei Campioni, in una finale di Coppa del Mondo. Può rivelare a te, oltre la tua debolezza, oltre i tuoi peccati, da dove tu sei veramente figlio di Dio, te lo possa rivelare, rivelare tuo padre, rivelare tuo fratello, rivelare se stesso. Questa è la gioia, questa è la pace. Questo è quello che celebreremo nel Natale, Dio con noi, la stessa gioia, la stessa compiacenza, la stessa benevolenza di Dio, che rivela Cristo a chi vuole, ai piccoli, rivela e dà Cristo nella capanna di Betlemme suo figlio. A quella gioia ci stiamo preparando, quella gioia sperimentiamo già. Già il tempo che tuo figlio possa conoscere il Padre, quello del quale immagine e somiglianza, anche la tua debolezza. Animo, coraggio.